intanto ringrazio Effimera, Macao per aver organizzato questo incontro, per avermi invitato, cosa di cui mi sento davvero onorato. Visto l'ora tarda e per non sottrarre poi troppo tempo al dibattito, cercherò un attimo di fare una sintesi delle tante troppe cose che mi sono appuntato, sperando di non risultare troppo approssimativo. Intanto devo fare una confessione. Io purtroppo, a dispetto del titolo altisonante del mio intervento, mi trovo obbligato a fare un passo indietro rispetto a agli oratori che mi hanno preceduto. Si dice che fare dei passi indietro può essere utile per prendere la rincorsa, specie se si deve saltare un ostacolo. Nel mio caso è che proprio non sono bravo a guardare in avanti, non sono bravo a costruire cornici in cui inquadrare le strutture del futuro, quindi diciamo che sono obbligato più a guardarmi indietro, e quindi magari proverò verso la fine ad abbozzare qualche riflessione magari velleitaria sulle alternative, però ciò su cui intendo concentrarmi soprattutto in questo intervento sono le altre tre parole del titolo, cioè finanziarizzazione, povertà e vita. Partiamo dalla prima, qui dico cose forse un po' scontate e chiedo venia, però credo che non ci dobbiamo mai stancare di ribadire una cosa quando parliamo di finanziarizzazione, perché sono passati 10 anni ormai dalla cosiddetta crisi dei subprime, come la sensazione che a parte qualche sterile anatema lanciato nei confronti dei predoni della finanza, non sia stato fatto nulla, no? E che anzi aleggi già nell'aria quasi la convinzione che il peggio sia ormai alle spalle, no? Come se si fosse trattato solo di un brutto scherzo. Invece è importante, quando si parla di finanziarizzazione, rimarcare che la finanziarizzazione non è affatto una sorta di degenerazione tecnica o morale del sistema economico, è in realtà qualcosa che ha a che fare con delle problematiche assolutamente intrinseche al processo di accumulazione del capitale, che si riproduce non a caso ciclicamente all'interno della storia del capitale, tanto è vero che se ne analizziamo la storia in un'ottica di lunga durata, come ad esempio fatto da Giovanni Arrighi su San Meccaro, ci rendiamo conto di come dalla celeberrima bolla di tulipani olandesi del XVII secolo, passando per la Grande Depressione di fine 800 fino al 29, il sistema capitalistico si è andato sempre ciclicamente incontro a delle più o meno profonde battute d'arresto, battute di arresto che hanno sempre dato avvio, sono coincise sempre con delle fasi di forte espansione finanziaria, a loro volta contraddistinte da delle crisi più o meno significative. Quindi se noi vogliamo fare una corretta genealogia dell'attuale processo di finanziarizzazione, dobbiamo quantomeno risalire alla crisi dei primi anni 70 ed analizzare quindi poi le molteplici e complesse reazioni adottate dal capitale nei confronti di quella stessa crisi. Però diciamo, queste sono cose abbastanza note fra di noi, quindi possiamo anche soprassedere su di esse. Il discorso è, forse siamo in grado di dire molto sulla storia dell'attuale crisi finanziaria. La mia domanda è: cosa possiamo dire sul futuro di essa? E soprattutto, stiamo parlando davvero di qualcosa che ormai di cui ormai ci possiamo riferire al passato, o è qualcosa, un fenomeno che è in pieno corso di svolgimento, no? Allora, per esempio, per seguire la nomenclatura arrighiana, stiamo parlando di una fase che è destinata ad essere superata attraverso una nuova riorganizzazione della divisione internazionale del lavoro sotto la guida di una nuova potenza egemone, oppure ci troviamo di fronte a qualcosa di assolutamente inedito rispetto al quale le nostre capacità predittive, ammesso di averne mai avuta realmente alcuna, si trovano del tutto spiazzate. Allora, io credo che, come peraltro
molti degli studiosi e degli tanti qui presenti mi hanno insegnato che c'è una cosa che dobbiamo dire di questa attuale fase, che è bisogna dire che la finanza oggi, come mai prima d'ora, è ormai consustanziale a tutta la produzione stessa di beni e servizi. Cioè non ci stiamo riferendo ad un momento in cui la liquidità in eccesso è costretta a trovare riparo nei mercati finanziari in attesa di trovare poi una collocazione remunerativa all'interno dei classici processi produttivi. I mercati finanziari oggi sono il vero dispositivo che regola l'estrapolazione di valore e la produzione, anche l'estrapolazione di valore prodotto dalla cooperazione sociale. E quindi e ciò peraltro avviene in un contesto in cui il potere di penetrazione del capitale, facendo leva proprio sulle logiche della rendita finanziaria, è divenuto ormai tale da arrivare a colonizzare tutti gli ambiti del sociale, cioè non solo le sfere tipicamente produttive, ma anche quelle riproduttive. Questo Cristina nel suo intervento credo che lo ha spiegato molto bene. Ora, quello che a me pare di capire è che in questo stesso contesto la crisi di cui ora si sente tanto vaticinare il superamento, se la si analizza dal punto di vista del capitale, piuttosto che una battuta di arresto, si sia tradotta in una, al netto anche degli effetti, delle ricadute negative che può aver avuto all'interno di alcuni settori del capitale stesso, però in realtà mi sembra che si sia tradotto in una vera e propria nuova modalità di governo di quelle che continuiamo forse impropriamente a chiamare figure del lavoro vivo e che forse dovremmo chiamare più genericamente soggetti della valorizzazione. E vedremo dopo per quale ragione. E quindi una nuova modalità di governo che non chiama solo in causa il fatto che ci sia stato chiaramente un'esacerbazione dei processi di sfruttamento, un deterioramento delle condizioni di lavoro e un aumento della sperequazione sociale. Secondo me è una modalità di governo che passa attraverso soprattutto il puntellamento di un ordine discorsivo preciso, cioè un ordine discorsivo che è basato sulla continua fustigazione dell'intero corpo sociale, reo di aver vissuto al di sopra delle proprie possibilità, e sulla colpevolizzazione di tutti noi, degli individui, dei poveri, sempre più ritenuti come i soli e veri responsabili della condizione in cui versano. E quindi arrivo alla seconda parola, che è povertà. Io credo che vigga nell'ordine discorsivo contemporaneo una vera e propria sorta di metafisica della povertà, cioè ci troviamo in un sistema di pensiero in cui lo sguardo viene sistematicamente distolto dalle strutture sociali da cui la povertà origina per essere ruotato in direzione dei soggetti che ne sono vittime. E questo chiaramente avviene all'interno di un meccanismo che è teso a soprattutto a sollecitare l'autoattivazione produttiva di noi poveri stessi. E dunque, se c'è un elemento di congiunzione fra i fenomeni della finanza di cui parlavo prima e questo nuovo regime discorsivo e questa nuova modalità di governo della povertà, io credo che sia chiaramente il debito che non solo è l'elemento di per sé su cui si regge la finanza, finanziare in fin dei conti significa creare rapporti di credito e di debito nell'accezione più stretta, ma che appunto in cui il debito funge proprio da dispositivo di soggettivazione e di assoggettamento, di produzione di soggettività e soggettività in un certo senso responsabile delle condizioni in cui versano, qui viene imputata la colpa, la responsabilità della propria condizione. E sapete perché viene citato in molti libri che la parola colpa e debito in tedesco viene espressa non a caso attraverso la stessa parola che Schulz, sperando di non sbagliare la pronuncia, insomma.
Quindi, cioè, noi viviamo all'interno di un sistema sempre più fondato sulla produzione di soggetti costitutivamente morosi e continuamente chiamati ad onorare il proprio debito morale, ancor prima che materiale, nei confronti del sistema produttivo. E vengo all'argomento di cui io mi sono occupato di più nelle mie ricerche negli ultimi anni. Credo che se noi andiamo ad analizzare il modo in cui si è evoluta la cooperazione internazionale allo sviluppo nel corso degli ultimi anni, questo sia evidentissimo. Cioè, voi sapete che dagli anni 70 in poi, dal famoso discorso di McNamara a Nairobi nel 1973, la lotta alla povertà estrema è stata posta in cima alle priorità delle istituzioni che stanno ai vertici della burocrazia internazionale dello sviluppo, no? E ciò peraltro avveniva all'interno di un ragionamento complessivo che partiva da una consapevolezza precisa, che era quella del fallimento dei grandi progetti di espansione industriale dell'epoca postcoloniale. E proprio per far fronte a questo fallimento veniva dallo stesso McNamara segnalata la necessità di riarticolare gli interventi di sviluppo e creare dei nuovi interventi orientati dal basso e che prendessero di mira proprio i poveri, chiaramente definiti attraverso tutta una serie di classi, di calcoli, riflessioni e via dicendo. È chiaro che cosa si cela dietro a questa rotazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo, se noi poi andiamo ad analizzare nella pratica in cosa si sono tradotti i progetti di sviluppo partecipativo, i cosiddetti progetti di empowerment e una serie di termini che sono particolarmente in voga oggi presso le organizzazioni che operano nel campo della cooperazione internazionale allo sviluppo. Si sono il più delle volte tradotti in dei progetti tesi principalmente a potenziare le capacità di questi soggetti di accedere al mercato, sostanzialmente. Null'altro che questo. Quando si parla di empowerment spesso non si parla che di progetti tesi ad aumentare le capacità dei soggetti di accedere al mercato e quindi di far proprie le logiche competitive del mercato. E del resto lo stesso McNamara aveva detto che il problema della povertà poteva essere facilmente riassunto col fatto che i poveri non stanno contribuendo abbastanza alla crescita economica dei propri paesi. Ed è in questo stesso contesto che dagli anni 70 in poi fa la propria comparsa il microcredito, uno strumento di cui penso tutti abbiate sentito parlare, che viene spesso presentato come un efficace e rivoluzionario arnese contro la povertà dei paesi periferici e che chiaramente è frutto di una depravazione semantica evidente, cioè in base a quale ragionamento noi possiamo accettare che l'indebitamento, che sappiamo essere storicamente causa e conseguenza della povertà, possa diventare improvvisamente, possa essere improvvisamente venduto come un antidoto efficace nei confronti della povertà stessa. In base a quale depravazione semantica, a partire da un certo momento storico, lotta alla povertà è diventata quasi sinonimo di inclusione finanziaria. Credo che su queste cose bisogna riflettere. Però non mi posso dilungare molto su queste cose. E peraltro il tempo che ne sono, no? Per darmi anche un po' non c'è una volta io penso. Ok, perfetto. Io una risposta me la sono data, insomma, che se noi vogliamo capire la ragione di questa depravazione semantica dobbiamo andare un po' ad analizzare cosa è successo alla storia del capitalismo, alle reazioni adottate dal capitale nei confronti della crisi degli anni 70 di cui si parlava prima. E in particolare io intravedo in queste nuove forme governamentali di gestione della povertà che fanno leva sul debito e su una serie di dispositivi microfisici, per dirla con Foucault, intravedo proprio il superamento di un sistema che era quello del capitalismo fordista di matrice industriale, che tendeva a fare dei poveri
un esercito industriale di riserva e in cui tutt'al più il salario fungeva da luogo per eccellenza della navigazione sociale, ad un nuovo sistema che si basa invece proprio sul trasferimento direttamente sulle spalle dei poveri delle incombenze di adoperarsi per trovare delle soluzioni efficaci che consentano al capitale di realizzarsi. E chiaramente il nesso rimane sempre il debito, cioè dal salario al debito, dal capitalismo di matrice fordista a quello di matrice finanziaria cognitiva. Ed è proprio, come dire, se noi poi analizziamo anche la crisi dei subprime, ci rendiamo conto di quanto i meccanismi della rendita e i processi di indebitamento anche degli strati più bassi della popolazione siano diventati fondamentali nel sistema in cui ci troviamo, sia per consentire alla domanda aggregata di restare su certi livelli soddisfacenti, sia per assorbire la liquidità che si trova all'interno del sistema, e che è un sistema che funziona appunto grazie all'apporto continuo di nuova liquidità, da cui emerge sempre nuove bolle fino a quando poi la bolla non esplode e va bene, insomma. E dunque, cosa è accaduto peraltro in questa transizione da quel modello basato sul capitalismo di matrice industriale a questo nuovo capitalismo basato sulle logiche del debito e della finanza? È accaduta anche una riarticolazione complessiva dei processi produttivi, che in un certo senso ha invocato anche il superamento di quello che era l'irrigidimento dei corpi all'interno della macchina fordista. Un superamento che è stato necessario dal momento in cui alla ripetitività del gesto meccanico, che peraltro restava sempre esposto anche al rischio dell'efficace sabotaggio, si è cominciata a prediligere la spontaneità produttiva. E quindi tutto ciò, per chiudere sulla seconda parola che era povertà e arrivare alla terza, brevemente va detto, ma non mi soffermo molto su questo, che tutto ciò avviene in un contesto in cui peraltro la vita non è più ciò che cede i tempi deputati al lavoro. C'è una compenetrazione tale fra tempi di vita e tempi di lavoro, e anche fra capitale fisso e capitale variabile, per cui non solo sono aumentati i tempi di lavoro a fronte di retribuzioni sempre più basse, ma sono sempre più messe a valore tutte le nostre propensioni affettive, le nostre, come dire, relazioni personali, i nostri desideri. E qui mi rifaccio anche ad un bel libro che immagino conosciate, che è Logica dello sfruttamento, di cui abbiamo anche fare noi un autore, Stefano Lucarelli. Per avviarmi alle conclusioni, che bisognava fare la marchetta. Allora, per avviarmi alle conclusioni, come fare in questo quadro così desolante? Io ho detto, non sono bravo a, come dire, Marx diceva, costruire pignate per le osterie del futuro, no, ma qualcosa dobbiamo cercare di fare, no? Come possiamo fare per cogliere fra le miserie del presente e le ricchezze del possibile, come direbbe Norzi? Allora, intanto, e qui me la gioco facile, i quattro pilastri, architravi, chiamiamoli come vogliamo, indicati nell'intervento di oggi di Andrea, io credo che siano un ottimo punto di partenza dal quale non si può prescindere. Chiaramente non vi è bisogno di tornare in questa sede sull'importanza di pervenire a forme di reddito di base incondizionato che siano capaci di remunerare il comune inteso come modo di produzione, come forma di organizzare la cooperazione sociale. E io peraltro adesso, con lo stesso Lucarelli di qui sopra, mi sto occupando di monete complementari,
sono l'ultimo arrivato in questo settore, per cui non ho moltissimo da dirvi. Quello che però mi pare di aver capito sinora è che non abbia senso pensare di riformare la moneta se noi non ci poniamo l'obiettivo fondamentale di spezzare il potere sociale che alberga nella moneta, e che per fare ciò è chiaramente necessario riflettere sulla forma che noi intendiamo dare a questa moneta. È necessario fare in modo che essa, ad esempio, non abbia la funzione di riserva di valore. È necessario creare dei sistemi di compensazione, di clearing, per fare in modo che la moneta circoli all'interno di un circuito. È fondamentale probabilmente pensare a sistemi di demiurge, no? Di interesse negativo, attraverso cui proprio uccidere la stessa, lo stesso desiderio fondamentale della moneta, che è quello di essere accumulata. E però, come le ricerche che anche in questa sede sono state portate avanti negli anni passati, abbiamo anche capito che cambiare la forma non è più a cambiare la sostanza, e che non è sufficiente. E peraltro Emanuele ci ha spiegato anche di come poi, quando ci troviamo nella pratica sperimentale delle cose, ci possono insorgere anche tante problematiche del tutto inattese. Quindi un'altra cosa, e qui mi rifaccio a quanto scritto da Carlo Verschellone nel suo ultimo libro, che secondo me va problematizzata, dobbiamo fare anche attenzione, cito, a non incorrere nel pericolo di trasformare in scambi mercantili degli scambi che avrebbero altrimenti luogo naturalmente senza moneta, cioè sulla base di rapporti di reciprocità. Questo è un altro problema fondamentale, quindi questo è un primo rischio. Il secondo rischio che intravedo quando si parla di common term, di cui chiaramente vi è tra di noi piena consapevolezza, però è il rischio che intravedo è quello di farci risucchiare all'interno di un gioco pericoloso in cui qualsiasi discorso che tende a problematizzare il ruolo dello Stato e che magari cerca di mettere in risalto il potenziale insito nelle nuove forme di mutualismo e di cooperazione sociale nata dal basso, viene surrettiziamente ricondotto all'interno di una narrativa che è unicamente tesa a smantellare ulteriormente qualsiasi residuo di welfare, delegando ai privati, e quindi in ultima istanza al mercato, l'incombenza di rimediare a squilibri prodotti dal mercato stesso. Cioè, dobbiamo fare attenzione a non essere risucchiati, secondo me, nella retorica della social innovation, perché fra di noi sappiamo di cosa stiamo parlando, però se io magari al di fuori di questo contesto spiego, cerco di abbozzare una spiegazione rispetto a cosa intendiamo per common, per 9 amici su 10 mi dicono: ah, stai parlando di innovazione sociale. Quindi credo che dobbiamo fare anche attenzione a questo aspetto, no? E un ultimo rischio problematico è che, a mio avviso, dobbiamo guardarci cioè a che fare con il modo in cui noi intendiamo le possibilità di emancipazione sprigionate dalle nuove tecnologie, ok? Perché dico tutto ciò perché ho la sensazione che a volte, quando si parla delle possibilità di utilizzare le nuove tecnologie a fini emancipativi, si tende un po' a sottovalutare che la tecnologia non è mai stata neutra, no? Che queste stesse tecnologie, in cui noi giustamente adesso ci sforziamo di trovare qualcosa che possa fare al caso nostro, sono in realtà il portato storico di un processo preciso, che è un processo che si è tradotto nella disarticolazione delle classiche identità di classe, in cui le tecnologie di rete hanno avuto un ruolo fondamentale e che ha portato alle nuove forme di caporalato digitale che sperimentiamo nel capitalismo delle piattaforme da cui siamo dominati. Quindi io ho la sensazione che questa sedicente economia della conoscenza, più che con la diffusione di un'intellettualità di massa,
e stia andando di pari passo con un meccanismo basato sulla totale mercificazione di tutti quei saperi che sfuggivano, che ancora sfuggono alle logiche del profitto. E basti pensare ai meccanismi di brevettazione del materiale genetico, no? Per esempio delle sementi e via dicendo, no? E abbia a che fare con l'installazione di un sapere algoritmico cui hanno accesso sempre elite più ristrette, quindi inciso, no, sull'industria 4.0. Qui rubo debitamente, perché l'avevo già detto, annunciato, una riflessione che faceva Marco Schiaffino qualche settimana fa, G7, al Controvertice di Bergamo. Cioè, quando noi parliamo di industria 4.0, non stiamo parlando affatto di una più pronta applicazione della robotica. Stiamo parlando di intelligenza artificiale applicata alla gestione dei processi. Cosa significa? Un esempio: che noi con l'industria 4.0 non andiamo a sostituire, rubo sempre l'esempio che non è mio, la persona che va a friggere le patatine dal McDonald's. Perché? Perché sostituire la persona che frigge le patatine al McDonald's con un robot costerebbe tantissimo. Noi andiamo a sostituire quel lavoro mediamente qualificato, quale può essere ad esempio il cassiere, che con un software di 5 euro, un banale software di 5 euro, può essere sostituito. Quindi l'industria 4.0 non ha molto a che fare con quel processo per cui l'uomo diventa sorvegliante delle macchine. 5 minuti. Al contrario, è l'uomo che è sempre più sorvegliato dalla macchina stessa, di cui costituisce una mera appendice, e comporta secondo me un processo di disintegrazione delle conoscenze ulteriore, fondato proprio un altro esempio calzante. Ieri parlavo con un collega dell'Università di Bergamo che ha la sventura anche di lavorare in banca, e mi diceva: guarda, io, la mia è l'ultima generazione che è capace di fare uno score creditizio sui clienti, parlando con loro, dicendo quali sono le problematiche, perché adesso gli score creditizi sono fatti dai computer con un semaforo che ti dice rosso, verde, giallo. E mi diceva: le nuove generazioni, peraltro i nuovi banchieri formati nelle nostre università, sono totalmente soggettivati a questa logica e non sono in grado di discernere cosa può creare un determinato score creditizio. Non gli interessa, perché comunque il loro obiettivo fondamentale è quello di rispettare degli standard sempre guidati da una macchina, da un algoritmo, che sono standard di vendita, standard funzionali all'accumulazione finanziaria e via dicendo. Per concludere, quindi, rispetto all'industria, chiaramente uno mi può dire: certo, però questa stessa tecnologia non è il risultato univoco della volontà di potenza del capitale, è un processo, un risultato dialettico e complesso di una lotta interna al capitale del lavoro. Quindi non si tratta di cambiare paradigma, ma chi detta le regole del paradigma. Però io credo che sulla tecnologia, facendo anche i nostri insegnamenti dell'ecologia politica, dobbiamo porci alcune domande. E concludo in maniera lapidaria, nel senso di lapide, direbbero gli Offlagali Stepaks. Due fronti d'attacco: uno, combattere l'impoverimento epistemologico con cui ci troviamo a che fare, a partire dalle nostre università. E non lo dico come pezzo da ricercatore precario quale sono, lo dico perché se noi non riusciamo a combattere questo impoverimento epistemologico, a partire anche da mettere in discussione i meccanismi di reclutamento all'interno dell'università, se noi non riusciamo a creare un cortocircuito, non saremo in grado neanche di creare discorso, proprio nel senso Foucaultiano del termine, qualcosa di controegemonico che possa fare al caso nostro. Secondo fronte d'attacco, chiaramente si parlava oggi di mutualismo, trovare nuove forme di contatto per creare una nuova ricomposizione politica di classe, e superare la narrativa che vuole a tutti i costi trasformare la lotta di classe in scontro di civiltà, che ormai ci è riuscita, lo vediamo tranquillamente attorno a noi. Quindi c'è l'urgenza di escogitare nuovi strumenti di lotta, anche efficaci, capaci di sabotare i processi produttivi, diciamocela tutta, magari di autosabotarci, visto che la macchina è sempre più interconnessa con noi. Quindi
e finisco. In tal senso credo che delle indicazioni interessanti ci provengano dalle lotte ambientali, come si diceva prima. E la sfida allora sarà, secondo me, è quella di cercare di trasformare tutte queste forse un po' troppo disperse coscienze di luogo in una nuova coscienza di classe che possa fare della moltitudine di noi poveri il perno di un nuovo mondo non più fondato sullo sfruttamento degli uni sugli altri. Grazie.